Un passo molto importante sia per il comune di Montorio ma anche per Aterteramo, perché a seguito appunto della delibera del decreto appunto a seguito del decreto SMEA del dicembre ultimo scorso, l'Ater è stata messa nella condizione di poter acquisire le unità immobiliari. Un decreto che prevede appunto l'acquisizione di 147 unità immobiliari, ad oggi ne sono state acquisite 139. Restano appunto ancora 8 unità immobiliari e sono tutte sul territorio del comune di Teramo. Gli appartamenti che vengono messi nella disposizione della quindi nella disponibilità del comune di Montorio sono 18. E oggi ne vengono consegnati? Oltre la metà. Ma la differenza con Montorio è sicuramente sul numero e sul fatto che appunto il sindaco di Teramo avrà una disponibilità maggiore e quindi sicuramente tutta l'operazione che dovrà essere posta in essere, quindi anche da un punto di vista amministrativo, è un'operazione più complessa. Io andando alle riunioni con gli sfollati vedevo che c'era questo disagio e quindi appena si è insediata Maria Ceci, il nuovo presidente dell'Ater, sono stato vicino a lei cercando di sollecitare lo snellimento di questa procedura per l'assegnazione di queste case che erano state messe a bando da parte della Regione, e devo dire che il presidente Ceci è stata molto brava, perché ha snellito velocemente tramite un interpello, perché c'era un cavillo burocratico e quindi si è potuto avviare il tutto, ed oggi c'è la prima consegna degli immobili nel comune di Montorio, poi si procederà anche negli altri comuni. Un buon segnale che diamo ai tanti sfollati della provincia di Teramo, non solo. Come regione stiamo facendo di tutto per snellire le procedure di ricostruzione, sappiamo che la situazione è molto complessa, però abbiamo previsto altro personale negli uffici proprio per accelerare queste procedure e far sì che le persone possano rientrare al più presto nelle proprie abitazioni.